Salve ragazzi, benvenuti sempre ancora oggi su Pieno di Luzio. Siamo alle 23:59, allo scaccar dell'ultimo minuto del 12-12-2012. Siamo qui in una cittadina anonima, perché ve lo dirò soltanto alla fine il nome, se mi ricorderò, e vi voglio portare in risalto un tema che a me è molto caro. E lo chiamerò e lo intitolerò Voglia di vivere. Vi premetto che non sono un simpatizzante del WWF e di tutte le loro iniziative io l'ho sempre cestinate nel mio WC, o bidet, o water crawl, o cesso, come lo volete chiamare. E si tratta di questa voglia di vivere che parte da me nell'esprimerlo attraverso una quotidianità che trova ispirazione nella vita attraverso un colpo di un raggio di sole, attraverso l'assaporare l'odore dei fiori, attraverso il semplice trasporto del vento che ci scompiglia magari i nostri capelli, che un attimino ci dà un sentore che c'è qualcosa di più forte di noi. Logicamente poi vi verrà da ridere, questo lo so, ne capisco anche le motivazioni. Siamo più capaci di strutturare la vita da qualcosa che fa parte dell'ingegno umano, cioè dalla stessa telecamera che sto utilizzando adesso. Per esempio, voi vi ingegnate per creare sintonia con voi stessi, o armonia, sorriso, entusiasmo, coraggio di vita, o più semplicemente scherzare con la vita stessa. Oppure farsi risucchiare, inghiottirsi da altre cose sempre partorite dal cervello umano, che è quello che può essere la PlayStation, quello che può essere il televisore, una radio, una macchina e tutt'altro, insomma. Io penso che questo vi porta soltanto ad essere in qualche modo dipendenti da qualcosa. Se volete creare una non dipendenza, ma una vera volontà di voler vivere, ragazzi, prendete ispirazione da quello che Madre Natura ci ha donato e dalla piccola semplicità di un gesto, di assaporare qualcosa che non fa parte del nostro costruire, sicuramente avrete più sorriso durante la giornata, avrete magari più ispirazioni per quello che riguarda il vostro vivere quotidiano. E non sarete lobotomizzati da quelle macchine che sono state inventate da uno dei tanti inventori che possono menzionare, Steve Jobs, che ha inventato il tablet e che ha fatto la tablet mania, o quello che ha inventato la PlayStation, che ha fatto la PlayStation mania. Ma io penso che è una gabbia di matti, ragazzi, perché si escludono dal mondo quello reale, quello fatto da madre natura, come ho detto fin dall'inizio. Cioè da montagne, mari, campagna. E quello che poi si può assaporare dell'uomo, io l'unica cosa che non vi escludo in questa cosa costruita dall'uomo, fa parte quello che le generazioni che sono nate prima di noi, quello che si chiamano le generazioni storiche, che hanno costruito i più grandi monumenti, oppure coloro che nella loro estrosità hanno creato delle grandi opere pittoriche, opere di scultura o quant'altro, che lì hanno manifestato la propria interiorità, la propria personalità in una tela, in un modellare una pietra e creando qualcosa di perfetto, almeno hanno cercato quello, insomma, raggiungendo anche la pazzia verso se stessi, quindi vedersi nella loro vita essere isolati dalla società. Però questo è l'importante nella vita e voglio soltanto sollecitare. Abbiate voglia di vivere, non di reprimervi con queste gabbie mentali che l'uomo vi costringe a utilizzare ogni giorno, perché logicamente in quello create soltanto lo spazio per andare a finire un imbuto, che è un vicolo cieco, non vi porta a nessun dove, in nessun luogo. Mi dispiace, ragazzi, non è quella la soluzione della vita. Voglia di vivere, all together. Montignano, ragazzi.